Video tutorial di come faccio la frangetta. Allora, occorre una forbice per capelli. Non usate quella che mamma ci taglia il pollo, per dire, ecco. E quindi una normale e poi vado a usare questa qui che ha questi dentini. Ma vediamo il procedimento.
finale è avvenuta come piace a me, quindi per me va bene. mi raccomando, io ho fatto questa cosa perché comunque non è un messaggio che deve passare al contrario di quello che io voglio, cioè i parrucchieri ci sono, quindi per una cosa così semplice, cioè per me almeno, non mi sembra il caso di andare dal parrucchiere. Però già se io devo andare a tagliare i capelli, i propri capelli, lì non vi aspettate un tutorial da me perché non esiste. Quindi un bacione. Iscrivetevi.